high-tech. Il pianista undicenne Misi Boros ha utilizzato per la prima volta in concerto a Budapest l'applicazione Musica Piano. Per lui è già terminata l'era delle migliaia di pagine di spartiti di carta da trasportare. Il mio zaino pesa 5 kg, me lo carico in spalla, ho lezioni di piano ogni giorno, sono stanco di portarmelo sempre dietro. Questa applicazione mi facilita la vita, mi porto tutto in tasca. Il telefono pesa qualche grammo. Avevo spesso pensato ad un sistema per leggere spartiti in maniera digitale e questa applicazione lo permette. Musica Piano risolve in maniera gratuita non solo il problema dello spazio, permette anche di mettere in comunicazione i pianisti in tutto il mondo, grandi maestri e affermati artisti, con studenti alle prime armi. L'acclamato pianista ungherese Tamás Vasari ha partecipato in qualità di ospite molto speciale al lancio di Musica Piano, un'idea dell'editore ungherese Ludwig Könnemann. Gerät nimmt das Spiel auf und wir können das spielen. Wir können das aber auch auf Aufnahme stellen. Wir können jetzt sagen, why is this application? Perché questa applicazione è così rivoluzionaria? The fact is that for the first per la prima volta un editore rende disponibili le sue pubblicazioni gratuitamente. Quindi è possibile trovare più fonti di musica classica nello spazio aperto dall'applicazione che in qualunque altro negozio al mondo. Un altro vantaggio fornito da questa applicazione è che gli artisti possono esercitarsi gratuitamente. Gli spartiti che essa contiene non sono semplici fotografie, il sistema è in grado di riconoscere ogni nota. Scannerizziamo i documenti originali con una tecnologia speciale, la OCR, che significa riconoscimento ottico o intelligente dei caratteri. Al processo di scannerizzazione di un normale documento si aggiunge il riconoscimento delle note, delle pause o di altre indicazioni dello spartito. Nel processo è necessario intervenire sugli errori commessi dal sistema. Ogni documento digitale è corretto da un musicologo perché spesso le versioni degli spartiti non combaciano. Bach, ad esempio, che ha composto l'invenzione in C maggiore, ha più tardi modificato lo spartito e il sistema deve essere in grado di cogliere questa evoluzione. Bach ha inserito altre due note dopo avere finito di scrivere la sua opera. Del manoscritto ci sono due versioni e siccome la fonte è originale dobbiamo accettare entrambe le variazioni. Addio dunque ai vecchi spartiti? Ora sono accessibili ovunque. È questa la nuova frontiera della musica classica, una rivoluzione per professionisti e appassionati.